A Gela sono state realizzate due rotatorie in orari notturni per evitare disagi al traffico veicolare. Ultimata anche la segnaletica. I lavori sono stati progettati in house dai tecnici comunali ed eseguiti dall'ufficio segnaletica del comune e dagli operatori dell'ex reddito minimo di inserimento. Dopo un periodo di collaudo con una rotonda provvisoria, devo dire che l'ufficio segnaletica del comune di Gela è intervenuto, quindi un lavoro fatto in house grazie ai tecnici comunali che di fatto sono intervenuti in queste notti per poter realizzare la rotonda in modo definitivo. Un incrocio dove di fatto per sua natura era estremamente congestionato e con una semplice rotonda consente di poter dare una maggiore fluidità al traffico e soprattutto evitare quegli incidenti che negli incroci spesso avvengono proprio perché non ci sono traiettorie ben precise. La rotonda è stata fatta sotto la direzione del caposervizio Gianni Bevilacqua insieme agli operatori del reddito minimo di inserimento, persone che molte volte non ti vedono ma che sono integrate all'interno dell'amministrazione per consentire di fare tutta una serie di attività e che consentono di poter dare anche questo tipo di servizi. Quindi una rotonda fatta in economia e che comunque il risultato devo dire che è molto gradevole e che riesce finalmente a superare quella rotonda provvisoria che non era né stabile però che ci ha consentito di poter tarare in modo corretto l'arco di curvatura di una strettoia un po' particolare dove però il traffico è molto intenso. Abbiamo completato già la rotonda che c'è pure vicino la Bretella Borsellino su Viettore Romagnoli. L'altra un pochettino più complessa era stata fatta quest'estate proprio per consentire durante il periodo estivo, non durante il periodo scolastico, di intervenire in quella arteria fondamentale. E devo dire che i risultati comunque si notano perché le conclusioni che c'erano gli altri anni, il traffico, gli intasamenti, quest'anno non si sono registrati, ma soprattutto si è messo in sicurezza un incrocio che negli anni ha segnato diversi incidenti, tra cui alcuni abbastanza gravi.